you <music> Amiche e amici, bentrovati a questa nuova puntata degli speciali di Medicina Amica. Siamo tornati nello studio del dottor Giuseppe Di Bella, che ringrazio. Grazie a voi. Benvenuto. Grazie. Per parlare questa volta del tumore alla prostata, un tumore sì. altamente aggressivo che colpisce addirittura un quarto della popolazione maschile sì. eh, superati i 50 sì. anni ed è in aumento ovviamente eh, con l'andare dell'età. Sì. Dottore, quali sono le cause? Che generano questo tipo di tumore. Dunque c'è una causa ormonale, per cui è più frequente se c'è un, un uso di anabolizzanti a base dell'ormone sessuale maschile, di testosterone oppure comunque di ormone della crescita, in particolare viene usata in maniera spesso eh, sconsiderata a sportivi, adesso è più difficile perché con i sistemi di antidoping. controllo antidoping che in evidenza però questo non, non, non avviene anche in determinati centri dove c'è un concetto esasperato ecco mm -hmm. della palestra dello sport del culturismo eccetera eccetera penso una delle cause è una forzatura ormonale soprattutto ormoni androgeni e ormone della crescita un'altra causa e volte, più che causa è più opportuno e più corretto parlare di un concorso di cause, per cui rispetto agli altri tumori c'è un uh, parallelismo con il tumore del seno, per cui molte volte l'uso in funzione anticoncezionale dell'estrogeno per cui è parallelo. Certo. E oppure la somministrazione di estrogeno nelle terapie cosiddette sostitutive post-menopausa, sicuramente ha una responsabilità notevole nell'insorgenza dei tumori del seno. Certo. E corrispettivo sono delle forzature ormonali maschili per motivi di cultura fisica o anche per motivi di ordine diverso. Allora, a questo poi si aggiungono quelli che sono i problemi, diciamo, quelle che sono le cause solide note del tumore. Quindi l'inquinamento, la radioattività, Esatto, radioattività eh, l'elettromagnetismo, esatto. eh, l'alimentazione, però gioca un sì, fattore importantissimo. importante. Campi elettromagnetici, inquinamento chimico-ambientale, ci sono le cause di ordine chimico si conoscono benzene idrocarburi policiclici aromatici pulviscolo diossine eccetera eccetera Ora, molte volte c'è un concorso di queste cause. Però l'alimentazione, sì. la interrompo, l'alimentazione sì. è un fattore, dicevamo. L'alimentazione è importante. Che cosa bisogna, a che cosa bisogna stare attenti? Sì. Abbiamo detto nelle puntate precedenti sì, sì. che l'alimentazione deve essere varia sì. eh, e parca, possibilmente sì. non, non esagerare, però mangiare di tutto, ma in sì. particolare evitare alcuni alimenti che sono sì. poi quelli molto grassi. E, e lì bisogna stare molto attenti perché l'argomento alimentazione è importante, purtroppo è diventato oggetto di una quantità di mode che non hanno nessuna base scientifica, non sono basate sulla fisiologia, sulla biochimica, sull'essenza dell'alimentazione e sui metabolismi, con danni che nel, nel tempo possono essere veramente gravi, altre volte irreversibili e partono da concetti di ordine ideologico delle scelte ideologiche, ma non delle scelte di ordine scientifico o biochimico. Bisogna stare molto attenti e molte delle affermazioni che girano, che sono molto di moda purtroppo, non hanno semplicemente senso comune. La demonizzazione del latte, dicendo che ci sono fattori di crescita, ormoni della crescita, semplicemente non ha senso. Perché un'affermazione di questo genere comporta un'ignoranza molto grave del sistema digerente e degli enzimi, perché, nello stesso istante in cui un fattore di crescita tumorale, tipo l'IGF-1 potenzialmente tumorale, o l'ormone della crescita raggiungono lo stomaco. Ecco, queste sostanze, che sono proteine, vengono immediatamente idrolizzate ad amminoarsi, che vuol dire che non funzionano più né da ormone né da fattore di crescita tumorale. Mentre invece il latte, come abbiamo ripetuto diverse volte, contiene delle proteine che sono vitali, sono fondamentali. L'attoferina incrementa l'immunità antitumorale e antinfettiva. L'alfa-latoalbumina è un precursore molto importante cerebrale della serotonina. La serotonina è una funzione antidepressiva. La gamma globulina si inserisce in un concerto immunitario. La caseina è una proteina che contiene quasi tutti gli aminoacidi più importanti. Per cui sono considerazioni da fare evitando accuratamente di cascare in mode che non hanno assolutamente nulla di scientifico e che purtroppo sono molto diffuse. Per quanto riguarda gli assi di grassi, c'è un esempio tipico. Quale? E I tumori della prostata, gli orientali in maniera particolare i giapponesi, hanno una percentuale particolarmente ridotta di tumore della prostata. Questo perché? Perché uno del, um, dei motivi più probabili è un impiego eh, molto limitato di grassi saturi. Che, che troviamo dove, dottore, i grassi In saturi? In Giappone uh, usano molto il pesce, usano omega 3, però se il giapponese, che come razza ha un'incidenza bassa di tumore della prostata e ha un'alimentazione povera di grassi saturi, si trasferisse in un peso occidentale e acquisisse queste mode alimentari, dopo qualche anno o qualche decennio ha la stessa identica percentuale di tumore da prostata. Questo cosa vuol dire? C'è un effetto che lo possiamo definire epigenetico, cioè un eccesso di acidi grassi saturi può favorire una situazione neoplastica. Addirittura sì. i grassi saturi cambiano eh, l'espressione genica? Sì, possono influire sull'espressione genica, hanno un effetto epigenetico. Come l'effetto epigenetico positivo, c'è l'impiego di particolari grassi polinsaturi, in maniera particolare l'omega 3, che andrebbero inseriti nella prevenzione, andrebbero inseriti anche nella terapia e favoriscono delle risposte migliori si inseriscono bene in un miglioramento dello stato cognitivo, sono fosfolipidi che fanno bene al cervello, migliorano la circolazione, rendono più difficili eventi tromboembolici, soprattutto nell'anziano. L'Omega 3 e soprattutto le frazioni IEPA e DHA andrebbero valorizzate, sì. Allora, soprattutto i peso azzurro, se ne sono di schede quantitative nelle nostre, allora, l'alimentazione ha un ruolo fondamentale. Ma i grassi saturi, dottore, mm. quali sono? Dove li troviamo? I grassi saturi sono soprattutto i grassi animali, ci sono anche quelli vegetali. E nel discorso che facciamo prima sono da considerare soprattutto i rischi i grassi animali. Allora, le carni più grasse nel, sono quelle del nel, maiale: nella carne Cominciamo, del maiale. Esatto. sì: lardo, strutto, burro, Negli che panna, sono comunque... maionese, pasticceria, prosciutto crudo. Le carni lavorate, le mm. carni processate, sì. Ecco, quelli hanno dei contenuti molto alti. Burro e, e Burro, panna. panna, maionese, sono tutte quante delle... Questi sono alimenti che andrebbero... Andrebbero ridotti, Ridott se non limitati, ridotti naturalmente. Si sì, fa alimentazione questo. varia, un po' di tutto e di tutto un po', senza esagerare niente. Una riduzione non drammatica dei carboidrati, sostituendo due volte alla settimana i carboidrati con um, passati di legumi, insisto sui passati perché la buccia dei legumi è fatta di cellulose che non è digerita. Certe persone sensibili può dare meteorismo, può dare con fiori. Certo. Allora, due volte alla settimana, alternando i vari tipi di legumi, ceci, cioè fagioli, lenticchie, piselli, fave, c'è un apporto di praticamente quasi tutti gli amminoassi essenziali. Ne mancano due che sono solo nella carne e oltretutto ci sono minerali, ci sono vitamine, andrebbe fatta un'alimentazione bilanciata, senza fanatismi, senza integralismi, senza esagerazioni, senza esasperazioni. Ecco. Magari con un apporto calorico relativo, visto che non relativo facciamo più i lavori così al senso, pesanti. Al sesso, all'età, al lavoro e alla latitudine in cui si trova. Addirittura posso, anche la latitudine. È ovvio, io non posso programmare una dieta standard... Per un esquimese, uno che abita in Canada vicino al Polo uno che abita all'Equatore, evidentemente hanno un metabolismo diverso e hanno un consumo diverso. Perché se un esquimese si mangia un chilo di grasso in una volta, se lo mangia uno all'Equatore, non dico che muore, ma comunque, quello lo brucia subito, perché se, se campa a 40-50° sotto zero, è ovvio che gli serve perciò. Una delle, delle considerazioni da fare per smentire delle diete rigorosamente ripetitive e standardizzate. Quindi anche chi viaggia deve porre molta attenzione a questa abitudine. Lì ci sono anche altre considerazioni, alterazione del ciclo circadiano, eccetera, eccetera. Però la regola poi rimane sempre la stessa: applicare il buon senso sulla base rigorosamente scientifica senza lasciarsi incantare dell'ideologia o da moda ecco. rimanere sempre sul piano scientifico rigorosamente ancorati è il buon senso quindi torniamo ai tumori alla prostata abbiamo indagato sulle cause sempre. abbiamo scoperto che sono come sempre. sempre un fattore un multifattore perché non, è sempre, non, sempre. non, Causa, non si può dare, dare la, la... La... il tumore alla prostata aumenta drammaticamente con l'età Soprattutto nei nostri giorni, ci sono degli studi importanti, affidabili, di organizzazioni internazionali serie, per cui stanno aumentando gradualmente i tumori. Tutti i tipi di tumori. Sta aumentando l'aggressività. Ecco, il tumore da prostra dai tra i più sensibili alle fasce di età: cioè? più aumenta l'età, più aumenta la percentuale di tumori. Le varie classificazioni sono state realizzate da questo studioso Gleason. Che cosa sì, ha, uh, sì è, una, è una classificazione per cui si parte da un prelevo, da una biopsia prostatica e mette in evidenza un tessuto eh, ghiandolare, la prostata è una ghiandola, che può essere molto vicino alla normalità, se cioè, non identico, se non sarebbe tumorale o pretumorale. Però più si differenzia, più si distanzia, più aumenta questo il numero di questa classificazione. Secondo la vecchia classificazione ancora si sta discutendo, non c'è ancora una standardizzazione uniformemente e generalmente accettata di nuove classificazioni, rimanendo a quella diciamo classica, al di sotto di 6 di questa classifica c'è un grado, per lo meno non grave, ecco, più è basso, più è positivo, migliore la prognosi. Più si sale da 6, più il tumore aggressivo, più da metatesi, più si espande, più da avere delle progressioni. E Qual è Con... l'iter per arrivare a definire se uno sta bene o male? Dunque, c'è un classico che ha una sua validità e non può essere disprezzato che è il classico notissimo PSA. Oltre a questo c'è la parte clinica ci sono i sintomi. Una persona che si deve alzare molte volte di notte per urinare, uno che ha difficoltà a urinare o di tipo imperioso, a un certo punto gli scappa e deve correre. Ci sono vari sintomi. Ci può essere, però è più raro forzatamente, presenza di sangue nelle urine oppure durante i rapporti. Qual è il problema? Il problema è che secondo... Concetto etico medico, giuramento di Ippocrate, la medicina basata sull'evidenza, il medico deve scegliere un tipo di trattamento che a parità di risultati risulta il più tollerabile, il meno tossico e il meno invasivo per i pazienti. Allora, ad oggi come funziona? Ad oggi la terapia classica della prostata, se c'è una situazione che si sospetta evolutiva o aggressiva, c'è un'indicazione chirurgica che però non dà la certezza di eradicazione, come tante altre chirurgie. Io ne ho viste tanti che dopo l'intervento, per un po' di tempo stanno bene, intervento robotizzato, intervento fatto con tecniche classiche, indipendentemente dal tipo di chirurgia, la ricaduta del tumore della prostata non è un evento rarissimo, e lì bisogna stare molto attenti a monitorare i PSA. Per quale motivo? Perché c'è un concetto diversissimo. Se la valutazione prechirurgica mi dà dei limiti di tollerabilità attorno a 4 o poco di più, dopo l'intervento deve rimanere inchiodata allo zero e spostamenti minimi di decimali devono richiamare la massima attenzione perché vuol dire che o è rimasta qualche cellula circolante nel tessuto linfatico, nel tessuto venoso, comunque in circolo, o ci sono frammenti comunque di cellule non diagnosticate perché? Perché la diagnostica al di sotto di un aggregato cellulare di 5 mm vede poco e male. Allora, in questi casi un monitoraggio molto stretto mi deve mettere in allarme. Quali e, sono le conseguenze di un intervento di questo tipo? Le conseguenze sono dalla parte ovviamente i rapporti sessuali eh, diventano, non dico impossibili, ma in pratica riescono ad avere dei rapporti aiutandosi con quei prodotti noti classici tipo Viagra, tipo equivalenti. Ecco. E un altro problema può essere l'incontinenza urinaria, per cui è un intervento mutilante sia delle prestazioni virili sia di quello che può essere anche la qualità di vita, l'autonomia, gli aspetti sociali dell'esistenza. Per questo motivo, e noi abbiamo seguito un numero consistente di pazienti, e un certo numero l'abbiamo pubblicato, abbiamo già una casistica a 10 anni, a 5 anni l'abbiamo pubblicata, sulla massima banca dati, pubmed.gov. Oppure sull'altra banca dati internazionale ufficiale, RESERGATE, ci sono 16 casi di tumori prostatici che noi abbiamo seguito, li abbiamo curati, non operati, non radiotrattati. Hanno fatto la terapia di Bella, sono in remissione completa e stabile di tumore della prostata. Ora, non operare un uomo della prostata ha un valore ancora superiore da un punto di vista psicologico, etico e sociale che evitare un intervento al seno di una donna perché? perché il seno ha la sua funzionalità oltre che ovviamente estetica inserita nell'estetica femminile con un valore considerevole della personalità femminile però da un punto di vista funzionale la prostata ha un valore enormemente più rilevante per quello che consente l'atto sessuale poi consente anche di controllare la diurasi. un intervento mi crea delle, delle, dei problemi importanti allora <coughs> applicando i concetti base del professor Di Bella, di mio padre, per cui un tumore preso a un certo stadio, in un certo livello, è trattato con il blocco ormonale che gli consente di crescere. A questo punto, anche nel congresso che abbiamo fatto sulla terapia di Bella del 7 dicembre, che è stato seguito da parecchi medici, da tanta gente, tanti malati, sono emerse le conferme, ormai incontestabili sul piano scientifico, sono evidenze scientifiche. Possono dire di conoscerle o meno, ma non le possono contestare, perché sono dati di fatto. Le evidenze sono queste. L'ormone della crescita ha un ruolo rilevante, determinante, primario nell'insorgenza e progressione tumorale. E in stretto sinergismo con la prolatina. Non ci sono eccezioni. L'ormone della crescita è la base della protidosintesi. La crescita è protidosintesi. È documentato incontestabile che le cellule tumorali ne utilizzano quantità superiori a quelle sane e in proporzione alla quantità che utilizzano hanno, sviluppano maggiore aggressività recidive, metastatizzazione. Per cui c'è un rapporto matematico, primo, che mi documenta che l'ormone della crescita in sinergismo con la prolatina svolge un ruolo primario nella biologia neoplastica. Secondo, non solo questo, ma questo ha un rapporto documentato e dimostrato dose-dipendente: più la cellula tumorale esprime recettori per l'ormone della crescita, più rapidamente cresce e più aggressiva. Ora, questo dato non è ancora valorizzato dall'oncologia, per cui l'oncologia nei tumori ormonodipendenti prostata e testicolo nell'uomo ovaio e seni nella donna fa unicamente in molti casi non sempre un blocco ormonale, nell'uomo un blocco androgenico, nella donna un blocco estrogenico, però questi blocchi sono parziali, sono insufficienti perché non comprendono la spinta più potente che è l'ormone della crescita e prolattina per fare un blocco energetico alla cellula tumorale, perché l'ormone non è altro che apporto di energia. per nello stesso istante in cui un ormone, ormone della crescita o estrogeno o testosterone arriva a contatto della cellula, <coughs> attiva un recettore. Questo mi dà un processo di trasduzione del segnale, reazioni chimiche di fosforilazione, cioè di energia e trasferimento di energia alla cellula tumorale. Io questa energia della città tumorale la devo tagliare. Se faccio come fa attualmente l'oncologia, un blocco estrogenico nel tumore della mammella, un blocco androgenico nell'uomo, faccio un blocco parziale. Perché? Perché mancano due elementi fondamentali, Quali manca sono? il blocco dell'ormone della crescita e della prolatina, che in tutti i tumori hanno un ruolo primario. Questo ruolo primario viene potenziato e moltiplicato dall'ormone sessuale. Estrogeno nella donna, testosterone nell'uomo. Ma se io mi limito a bloccare testosterone ed androgeno, c'è un aumento, c'è un numero alto di ricadute. La insufficienza delle attuali misure dell'oncologia, carenze gravi di questa portata si traducono in risultati ormai documentati e incontestabili, sono stati riportati dall'Ansa anche recentemente sì. e poi una è... valutazione a 7 anni, un monitoraggio a 7 anni di pazienti oncologici, un numero vastissimo di casi è una statistica attendibile, non contestabile. Ho documentato che il 33% dei malati neoplastici muore da disturbi cardiaci causati da terapie mediche oncologiche sì. e il 51% addirittura per progressione, progressione del tumore, tumore. Allora, sono dati allarmanti. Valutazione del paziente valutazione internazionale ufficiale, non contestabile. Del paziente oncologico a 7 anni che cosa mi dà? Mi dà un effetto postumo grave di cardiopatie delle attuali terapie oncologiche, soprattutto chemi, però anche anticorpi monoclonali per esempio. Poi ricordiamo che oltretutto non rientrano nei registri dei tumori queste morti perché rientrano invece nel registro dei cardiopatici, quindi molte volte c'è anche, anche questo, così, questo sì. gap che andrebbe eh, sì, sì. quantomeno segnalato. Ah, io ho avuto perché... un esempio recente del... Dell'imbianchino che ogni tanto mi, mi metteva a posto allo studio, febbre è ricoverato in ematologia e mi hanno avvertito perché lo conoscevo da tempo: la moglie ha fatto tutta una serie di cicli di chemio. E erano felici e contenti: dice, si è risolto, praticamente è guarito. Ma dopo poco tempo, dopo un paio di mesi di cura. Disse adesso era stato ricoverato, dice viene dimesso, la moglie è andata a prenderlo, quando hanno attraversato la porta della stanza dove era ricoverato è crollato per rottura cardiaca, esito postumo di chemia. Per cui a 7 anni 33% perde la vita per effetti di cardiopatia, di terapie mediche, 51% per progresso. Ora, se questo è il risultato reale... È ovvio che bisogna cercare la causa di questi insuccessi, la strada attuale di magnificare inesistenti successi dell'oncologia, magnificando dei dati che non esistono, delle percentuali che non esistono. È inutile nascondere l'insuccesso da parte di, di, di un'informazione che tende a tranquillizzare la gente, ma tende soprattutto a lasciare intendere che ci siano mezzi di provata efficacia, il che è falso, spudoratamente falso. Perciò bisogna lasciare la strada del finto successo, magnificare inesistenti successi, grandi progressi della ricerca che esistono solo a livello mediatico, per individuare con estrema onestà intellettuale e attenzione le cause reali di un fallimento di questa portata. Per 16% di sopravvivenza a sette anni e sono tutti i pazienti operati, quelli operabili sono operati. Allora che cosa vuol dire? Che questi elementi su cui stiamo richiamando l'attenzione, che abbiamo riportato al congresso, che posso di bene individuare, cioè l'elemento, il ruolo vitale dell'ormone della crescita e di tutti i fattori, una quantità di fattori di crescita tumorali, sono strettamente dipendenti, correlati con l'ormone della crescita. Noi abbiamo pubblicato un lavoro mettendo in evidenza tutta una cascata, un domino di fenomeni proliferativi tumorali legati all'ormone della crescita, cioè ha degli effetti multipli, non è un effetto singolo. Ed ora qualche istante di pubblicità, ma restate con noi. Cerchiamo di spiegare come funziona la nascita della cellula tumorale. L'abbiamo spiegato anche altre volte, però sì, vale nascita. la pena eh, sì. fare chiarezza di nuovo. Dunque, anche questo è un, organo, è un aspetto sottovalutato. Ora, la crescita, la nascita della cellula tumorale deriva da una mutazione del suo DNA. C'è un errore, un cambio, come un computer che ha un errore, stampa tutto sbagliato. Il meccanismo... In pratica è questo fu messo in evidenza il meccanismo di base che poi si ripete nella nostra cellula e quello dei batteri. Nella nostra cellula c'è un sistema di sopravvivenza cellulare. C'è nei batteri, l'ha individuato Radman nel 1976, un biologo 76. molecolare. Sì. Presidente onorario della nostra fondazione, il professor Israel, nel 1996 pubblicò uno studio di un estremo interesse originalissimo, in cui documentò che il sistema di difesa con cui i batteri diventano antibiotico resistenti è stato trasferito alle cellule umane, potenziato e attivato nel cellule umane. Però nel cellule umane questo sistema è stato silenziato, è presente, ma per un motivo semplice. Quando da cellule singole come i batteri, uni, esseri viventi unicellulari. Si è arrivati a esseri pluricellulari superiori come siamo noi, questo sistema è stato silenziato, perché se no le nostre cellule, se non fossero uniformi, se non fossero differenziate per organo, non potrebbero vivere. E il sistema di difesa di questo genere, di sopravvivenza, battezzato SOS da Radman, è stato sostituito dal sistema immunitario. Però c'è questo sistema di sopravvivenza. Il professor Israel è stato il primo che ha studiato un'impressionante omologia di geni tra il sistema di sopravvivenza delle cellule batteriche e il sistema di sopravvivenza delle cellule umane silenziato, silenziato per i motivi che dicevamo. Noi abbiamo uniformità di organo. Qual è il problema? Una cellula umana normale sotto stress acuto e ripetuto, quando è indotta alla morte, quando è uno stress mortale, può per sopravvivere recuperare questo sistema di sopravvivenza. Si conoscono già i passaggi, le omologie di geni con cui lo recupera questo sistema di sopravvivenza, battezzato SS, nel nostro organismo è silenziato da un repressore trascrizionale battezzato l'ex A, ah, sono una ventina di geni. In pratica la cellula colpita che è abbiata alla morte, per evitare la morte recupera un sistema di sopravvivenza, recupera questo sistema SOS, per fare questo cosa deve fare? Deve rimuovere il blocco del sistema, deve rimuovere il repressore trascrizionale. Lo rimuove con un regolatore positivo individuato. È definito sistema RECA A questo punto sono i guai. Perché? Perché la nostra cellula, che ha ereditato questo sistema, lo ha enormemente potenziato, attivato e accelerato. Perché se la cellula batterica diventare antibiotico resistente ci mette intere generazioni, la cellula umana diventare chemioresistente ci mette pochi mesi. Per cui l'ha enormemente perfezionato e accelerato. Ora, questo sistema individuato da Israel, individuato però una quantità di omologia di geni, eh? è identico. Poi è stato confermato in pieno una prima volta da Lambert. Nel Questo 2011. qua sì, è, uno studio, è uno studio del 2006, pubblicato su Enesso, una rivista importantissima, conferma, potremmo definire, tombale definitiva, particolarizzata in aspetti fondamentali, e lo studio pubblicato nel novembre dell'anno scorso da Science che abbiamo portato al congresso. Cosa dice questo studio? Che la perfezione di questo sistema di sopravvivenza cellulare è estremamente articolato e mi dà una quantità impressionante di mutazioni e l'hanno classificato come mutabilità costitutiva, cioè la cellula tumorale comunque per il fatto di essere tumorale fa un percorso per cui continuamente cambia e cambiando seleziona e trattiene una serie continua di vantaggi, per cui è sempre più resistente, sempre più mobile, sempre più tossica, e sempre più aggressiva. Allora, Quindi, questo è di base... Quanto è importante anche eh, scegliere la terapia da seguire in una fase iniziale del, del, sì, dell'espressione tumorale? proprio tenendo conto di questo. Perciò già di base il set tumorale fa questo percorso, che nell'ultima pubblicazione di Science viene definita mutabilità costitutiva. Però cosa succede? Che sotto attacco il cellulo tumorale lo percepisce immediatamente, da una formidabile accelerata questo suo decorso di fondo, con una mutabilità adattativa, si adatta a superare tutto quello che noi facciamo per danneggiarlo, che sia chemioterapia, radioterapia, immunoterapia, noi gli diamo uno stimolo e la sua mutabilità esplode, diventa enormemente più aggressiva e veloce in questo... Se prima fa una mutazione anche. al mese, poi fa una mutazione al giorno. Allora, Quindi non sempre la scelta di... Ehm, Andare verso la chemioterapia o la radioterapia può essere una scelta. Eh, bisogna che, tenere conto di questo. Eh, e oggi non si deve più. Positiva tiene conto di forse nel lungo termine. Sì, l'aspetto è questo. L'attuale terapia, chemio-radio, mi può ridurre. Attenzione, temporaneamente. Bisogna sottolineare un numero infinito di volte questo concetto. Mi può ridurre temporaneamente la carica neoplastica, il contenuto di cellule neoplastica me le può contenere, me le può ridurre, sia la chemio che la radio, che però cosa succede? Temporaneamente, eh, facciamo, Temporaneamente varia a seconda del tipo di tumore del soggetto, di tante varianti, però cosa succede? Qualche mese però di solito? È molto diverso dall'altro, però dell'ordine di mesi e non di anni. Quando si è ottenuto un primo risultato, in alcuni tumori, come per esempio i tumori polmonari a piccole cellule, c'è un risultato brillante, molto evidente della chemioterapia. I tumori polmonari si riducono molto rapidamente, altrettanto rapidamente si riespandono, ma in maniera molto più aggressiva con metastasi. Per quale motivo? Quella chemio ha ucciso una quantità di cellule tumorali, però mi ha attivato una mutabilità adattativa. Persone in un soggetto immunodepresso da chemio e intossicato da chemio, hanno selezionato rapidamente cellule tumorali altamente più aggressive e resistenti e mobili con diffusione metastatica. È come se il tumore imparasse a superare gli ostacoli il tumore e viene stimolato e delle delle reagisce, in in sì, reagisce in maniera esponenziale. Questo vuol dire mutabilità di non solo, ma ha due aspetti. Da una parte, ripari il danno del suo DNA che è ricevuto da Game Radio. Dall'altra parte aumenta in maniera esponenziale il numero di mutazioni, tra queste sceglie quelle che convengono di più. Allora a questo punto cosa bisogna fare? Bisogna richiamare l'attenzione sulle due strutture portanti logiche e ovvie e scientifiche della terapia antitumorale. Primo, la necessità di privare la cellula tumorale della maggior quantità di energia possibile tagliando tutti i riferimenti neuroendocrini poiché bloccando l'ormone della crescita prolatina e gli ormoni sessuali nei tumori ormoni di primo questa è una carenza attuale delle terapie che va rimediata secondo criteri logici e scientifici secondo tenendo conto della capacità del cello tumorale di sviluppare una mutabilità costitutiva e adattativa, dobbiamo intervenire dove? Sul DNA. Dobbiamo inceppare la progressione di questo sistema. I mezzi sono gli stessi che usiamo nella prevenzione, sono contenuti nel libro della prevenzione dei tumori. La scelta antitumore non è altro che un tentativo di richiamare l'attenzione su questo che è l'aspetto più pericoloso, perché una cellula sana può diventare tumorale, e la tumorale accelera, facendo che cosa? Dandole tre frazioni di retinoidi, acido retinoico, beta-carotene e xerotolo, vitamina E, vitamina D3 e melatonina, perché è documentato ed è incontestabile. Da decine di migliaia di pubblicazioni, reperibili da tutti sulla maggiore banca dati pubmed.gov, queste sostanze accedono al DNA perché hanno dei recettori nella membrana nucleare, hanno fattori di trascrizione comuni che vengono attivati dal fatto che i loro recettori sono coespressi, sono insieme e mi danno una reazione diretta dove? Esattamente su quelle sequenze dei geni responsabili di queste mutazioni. Qual gli è? elementi sono retinoidi, sì. vitamina D e, sono e melatonina. Sono i tre retinoidi, vitamina E, vitamina D3 e melatonina, idrosolubile come sappiamo. Ora, queste sostanze le conosciamo, sono documentate, conosciamo anche la strada per farle arrivare nel DNA. Questo si usa nella prevenzione secondaria, quando c'è già stato qualcosa, in quello primario non è sempre. però... Se uso l'acido valproico oppure il butirato di sodio, creo una situazione, apro una strada, per cui queste molecole mi possono andare a bersaglio, mi raggiungono il bersaglio. Questo discorso per dire che cosa? C'è un percorso, questo percorso lo conosciamo, sappiamo che è un percorso di estremo pericolo ed è la ragione reale, insieme al mancato impiego del blocco degli ormoni, blocco completo di ormoni, alla cellula tumorale la ragione più importante è questo percorso che fa la cellula tumorale che fino a un certo livello si può arrestare oltre un certo livello non si arresta più perché la cellula tumorale per mutazione acquisisce e mantiene una resistenza che diventa refrattarietà e una velocità di crescita che è incontenibile è importante secondo quest'ottica ed è vitale nel senso letterale del termine la precocità del trattamento perché fino a un certo momento se uso le molecole di cui parlavamo io questo sistema glielo inibisco mm. perché perché agisco su quelle sequenze dei geni ho un effetto che si chiama differenziante l'effetto differenziante è l'opposto della mutazione il termine tecnico allora se io lo uso in maniera preventiva in una persona che non ha niente, io realizzo il massimo di effetto di prevenire realmente, perché quello che oggi viene presentato al pubblico come prevenzione non è prevenzione diagnostica, prende atto di un tumore che si è già formato, prevenzione reale impedire che si formi tumori, io lo impedisco solo in questa maniera, dando queste sostanze. E un libro sulla prevenzione, la scelta antitumori, ho descritto, l'ho fatto descrivere anche da colleghi professionisti che hanno piena conoscenza profonda, quelli che sono gli elementi base dell'alimentazione senza esagerazioni, senza fanatismi. Ha un ruolo importante senza esagerare. Ma il concetto base di questo che diciamo è richiamare il più possibile l'attenzione sull'importanza della precocità. Questo è un trattamento che è in Avalanga, questa è una procedura, è una progressione che è una valanga è veramente importante arrivare, arrivare per in tempo. tempo per fare un esempio se c'è se una macchina in una pista in fondo a questa pista c'è un ostacolo io a un certo punto se freno a un certo livello evito l'urto se freno dopo no la frenata è data dai prodotti differenzianti come funzionano questi prodotti questi prodotti differenzianti si incomincia a sapere bene anche un meccanismo abbastanza intimo molecolare. e Io ho avuto la fortuna di conoscere il professor Ventura, Ordinario di Biologia Molecolare a Bologna, con cui abbiamo attualmente un progetto di ricerca in corso e altri li abbiamo completati. Ha un'attrezzatura molto importante e mi ha fatto vedere, con questa attrezzatura, con questa microscopia, le sequenze del DNA a contatto con i retinoidi, con l'assido retinoico, ha una risposta tale per cui cambia forma a livello spaziale. I filamenti del DNA si dispongono diversamente e poi mandano vibrazioni elettroacustiche che sono dei segnali di ordine fisico a tutto il resto del DNA. Perché se do per esempio l'assido retinoico, questo messaggio chimico che arriva al DNA e gli arriva tramite i fattori di trascrizione nucleari, perché io attivo un recettore nucleare che mi dà il messaggio direttamente al DNA, come se gli dicesse tu ti devi differenziare. Differenziare cosa vuol dire? Vuol dire altro, devi stare in questa posizione. Questo che stai facendo adesso continua a farlo, non fai altro. Questo messaggio con un trasferimento dal messaggio chimico al messaggio fisico che è istantaneo perché il messaggio chimico è lento presuppone delle sequenze di reazioni chimiche il messaggio fisico è immediato questo messaggio fisico che parte del contatto dell'asso retinoico sulle sequenze del DNA quelle di questo sistema che cambia di questo sistema di sopravvivenza il messaggio è questo a tutto il DNA fermati in G0, G0 vuol dire blocca la proliferazione, cioè il ciclo cellulare si ferma, allora io cosa ottengo? Ottengo di mettere la cellula in un binario per cui non mi fa mutazioni, cellula contemporaneamente il set tumorale, ovviamente. esatto, il set non prolifera, e la cellula pretumorale che ha incominciato a fare quel tipo di percorso, si quel blocca. tipo di percorso... Non lo fa più e io realizzo la prevenzione, non la faccio diventare tumorale. Certo. Quando invece il tumore è già espresso e non si è ancora fatto l'intervento chirurgico sì. o non si è fatto eh, chemioterapia o radioterapia, eh, è valida la terapia, la multiterapia? Sì, si riesce. È valida, è valida, però se io arrivo entro i limiti che dicevamo, blocco la progressione o un effetto citostatico, un effetto differenziante. Queste sostanze migliorano anche la risposta immunitaria, bloccano i radicali liberi. Allora, se queste sostanze le usano in un tumore della prostata, al paziente con un tumore della prostata, io tolgo quello che fa crescere il tumore della prostata, gli tolgo l'ormone della crescita, prolattina, di cui la prostata ha una quantità di arrestatore, attenzione, nella mentalità comune, si pensa che la prolattina sia legata alla donna, la prostata cresce anche in buona parte con i recettori prolatinici. Allora, io tolgo al tumore prostatico, ormone della crescita, prolatina e testosterone, con gli tolgo energia, reazione di fosforilizzazione. Continuamente, gli impedisco di fare quella progressione, quel percorso, per cui la cellula tumorale, con la sua mutabilità costitutiva, un po' per volta seleziona e trattiene vantaggi. Per questo quando fanno radioterapia della prostata oppure fanno anche l'intervento oppure fanno il blocco ormonale della prostata, dopo un po' di tempo è superato. Perché? Perché la cellula dopo un po' di tempo, se per esempio un tumore della prostata è trattato col blocco ormonale, dopo un po' di tempo per selezione e mutazione diventa ormono resistente. Se lo irradiate... Dopo un po' di tempo ripara il danno che il suo DNA ha ricevuto e riparte come prima. Forse allora, anche più forte di prima. Esatto. Allora, se io ho un tumore della prostata, entro certi limiti di aggressività facendo tutte le varie classifiche che oggi note. Se faccio un monitoraggio strettissimo, il più semplice è il PSA, però il monitoraggio lo posso fare anche con un'onografia transrettale, con una risonanza magnetica, con, una, con, una, con un esame con la colina, per esempio, radiomarcata, una scintigrafia con la colina oppure con lo PSMA, allora io lo tengo sotto controllo stretto. Faccio questo tipo di trattamento, gli blocco la crescita togliendo gli ormoni, gli blocco le mutazioni. Se ho realizzato questa condizione, biologica se questo terreno biologico è, è, ha queste caratteristiche mi basta dare la centesima parte di quello che si usa in chemio vi faccio un esempio per curare un linfoma in monoterapia spesso fanno ciclofosfamide in vena anche 10-12 grammi se io uso la centesima parte invece di fare 10 grammi uso 50 o 100 milligrammi non ho l'effetto chemioterapico. L'effetto chemioterapico vuol dire uccidere una cellula per intossicazione. Ho un effetto diversissimo, ho un effetto apoptotico. Cosa vuol dire? La cellula tumorale con la prima mutazione ha bloccato il suo ciclo vitale normale. Una cellula normale nasce, invecchia e muore. Invecchiamento e morte in biologia si chiama apoptosi. Allora, la prima cosa che prima mutazione fa è che tu blocca la protossi, in pratica diventa immortale, non invecchia. Allora, le tolgo tutta l'energia a livello ormonale, le impedisco, le blocco il suo sistema di difesa più micidiale che il suo sistema di sopravvivenza. Gli blocco quella sequenza dei geni con i farmaci differenzianti della terapia di Bella. Se ho realizzato questa condizione, mi basta dare la centesima parte, cioè. 50 o 100 mg al giorno invece di 10 grammi in pena, nell'arco di qualche mese io induco un invecchiamento forzato della cellula tumorale. La costringo a completare il suo ciclo vitale e ad andare in apoptosi. Con questo sistema ci sono decine di casi di tumore di prostata che stanno bene guariti, 16 li abbiamo pubblicati, ma abbiamo verificato questo in numero molto superiore di casi. Con questo sistema. Senza operazione, senza chemio, senza radio, senza chemioterapia ma con terapia apoptotica. Io riesco a eliminare e parecchi pazienti stanno superando i 10 anni. Quindi sono dieci guariti, sono sì, sì, guariti. E due di questi hanno pubblicamente raccontato la loro storia. Uno è stato intervistato da Radio Radio al congresso di Bella. Ha, ha detto che tutti gli oncologi o i chirurghi che ha intervistato, che ha, che ha, che ha consultato, gli avevano detto di fare l'operazione. E uno che ha superato di dieci anni, non si è operato, ha fatto la terapia, sta benissimo, si è fatto intervistare, e ha raccontato la sua storia. Un altro è stato intervistato da un istituto di ricerca straniero, trovate sul sito Metodo di Bella. Terapia la, il metodo di Bella dopo vent'anni. 20 20 anni in prima pagina il metodo di Bella è un film documentario. C'è un altro oltretutto quello che ha raccontato la sua storia, era un tumore della prostata a quarto stadio, cioè la metastasi del femore. Ah. Quello supera periodo di dieci anni, sta bene. E ha raccontato la sua storia in diretta. È possibile anche se diciamo, la malattia è già in corso in maniera. Sì, anche perché in quarto stadio non li operano. Perciò due di questi 16 pubblicati hanno dato la testimonianza in diretta, ma se uno chiede testimonianza la danno, tanti altri anche la danno, al congresso che abbiamo fatto ne sono venuti parecchi di questi qua. Ora questo discorso perché è importante? Perché è importante non mutilare un uomo della prostata con tutti i risvolti di ordine sociale, di ordine sessuale, dei vari rapporti, della sua personalità. Dottore, oggi la ricerca dove dovrebbe eh, puntare la propria attenzione? Sì, e lei sta puntualizzando un aspetto importantissimo. Proprio in considerazione di questi dati, l'invito che noi facciamo, ovviamente rispettoso, non vogliamo polemiche, non disprezziamo non nessuno, contestiamo nessuno. Apprezziamo tutti i lavori che fanno i ricercatori oncologi, che tutto quello che possono fare lo fanno, onestamente, però richiamiamo l'attenzione. In base a questi dati di fatto non contestabili, sono dati di fatto scientificamente, sono evidenze scientifiche, evidenze logiche che hanno riscontri clinici, a orientare le nuove linee di ricerca su questi che sono gli elementi strategici della terapia antitumorale, non quelli tattici del successo immediato. Cioè individuare con nuove ricerche dei farmaci sempre più potenti nel blocco dei recettori della crescita, che abbiano un'emivita più a lungo possibile, e abbiano un'altissima affinità recettoriale nel numero più grande possibile di varietà tumorali. Noi stiamo utilizzando in questo periodo un analogo della somatostatina 6-acidi che si sta rivelando più potente perché arriva su tutti i recettori, il limite è gravissimo è un costo assurdo, impraticabile. Solo qualcuno che abbia possibilità consistenti lo sta usando, però già questa molecola di sintesi 6-acidi, i pazienti in condizioni gravissime, sembravano proprio mi sta un po' ribaltando delle situazioni, consentendo, non parlo di guarigione, però mi sta recuperando situazioni veramente... Allora, qual è la richiesta? Orientare la ricerca. Invece di disperdersi nell'oceano infinito della biologia molecolare, che ha una quantità di aspetti anche importanti, ma sono settoriali, mi danno un piccolo effetto temporaneo, poi superata la mutazione, agire sulle strutture portanti della biologia neutrale. Togliergli le energie il più possibile con che cosa? Con farmaci che hanno la più alta attività con la più grande mi vita sul blocco recettoriale della crescita tumorale, cioè dell'ormone della crescita. Primo, secondo, che è ancora più difficile e complesso, individuare le molecole. Primo che possono accedere al DNA e poi come obiettivo di ricerca studiare anche delle molecole che favoriscono l'accesso al DNA nella quantità più grande possibile. Secondo, molecole che siano in grado di essere attive nel numero più alto possibile, anche più avanzato, di stadi di questo sistema di sopravvivenza in corso, in atto del stato certo morale. Per fare un esempio, in un un'altra omologia con i batteri, i batteri a un certo punto sotto attacco isolano delle cellule e le hanno battezzate persisters hanno ritrovato nel cellulotumorale. A un certo punto il cellulare mette da parte del cellulotumorale selezionato, lo persistono, poi vengono mobilitati al bisogno. Quindi è, è super intelligente. È super intelligente. Attenuare. Allora, indirizzare la ricerca su che cosa? Riuscire ad attivare delle risposte in tutte le fasi di questa evoluzione della mutabilità, soprattutto quella sia costitutiva, ma riuscire ad arrivare anche su quella adattativa, perché ci sono vari, vari momenti in cui l'accelerato morale esprime anche del, del, dei geni di riparazione del DNA. E c'è il mismatch, per cui a un certo punto mi danno un'esplosione un di mutazioni, allora i bersagli sono già tanti, ma incominciare però perlomeno su questi bersagli, mutabilità costitutiva e adattativa e meccanismi di crescita, cioè meccanismi energetici, togliere energia e tumore, su questi due obiettivi fondamentali orientare e concentrare la ricerca. Sono già obiettivi che comporterebbero degli sforzi di interi istituti, collaborazione di parecchi istituti. Qualche cosa, qualche elemento positivo dalla Fondazione di Bella sta venendo fuori studiando l'ultima molecola che il professor Di Bella ha cominciato a studiare, la citocalasina B, molecola male, la sta seguendo il professor Ventura con un progetto di ricerca della nostra fondazione e sembra rispondere a questi requisiti perché agisce sui microtubuli delle cellule, sia sana che tumorale, e sui potenziali di membrana. Adesso mi vado ad aprire... Il canale del potassio chiude quello del calcio, per cui mi blocca praticamente il calcio intracellulare che mi fa da secondo messaggero. E ha un effetto epigenetico, mi va a interferire sull'espressione genica. Dottore, diamo qualche piccolo consiglio ai telespettatori che ci stanno seguendo proprio in merito alla prevenzione rispetto sì. al tumore alla prostata. Innanzitutto quali sono i sintomi per i, per i quali dobbiamo allertarci sì. e poi dopo che cosa dobbiamo fare? Ah, I sintomi sono abbastanza noti, per cui sono una diuresi molto frequente, qualche volta fastidiosa, qualche volta il senso di non avere, di una, eh, incompleta, di avere avuto una menzione incompleta. E poi qualche volta dolorosa, qualche volta bruciore, non raramente delle infiammazioni ripetute della prostata poi rappresentano il, uno stadio pre-tumorale. Per cui, primo, fare dei controlli: per cui, come dicevo, ecografia dell'addome completo, ecografia della prostata, transretale ovviamente, da elementi di più, risonanza magnetica può dare elementi aggiuntivi. Controllo frequente dei PSAB con controllo da parte di, uno, di un andrologo, da parte di un specialista. specialista che segue. E poi i provvedimenti: quali sono? I più banali, diciamo, un uomo, soprattutto che comincia ad avere qualche problema, e notare che piccole dosi di somatostatina agiscono anche a livello pretumorale nella ipertrofia prostatica. Quante ipertrofie prostatiche? che danno problemi urinari poi diventano tumore. Se io faccio somatostatina lento rilascio, piccole dosi. All'estero si trova a prezzi accessibili, in Italia costa quattro volte di più lo stesso prodotto è della stessa ditta. Bisognerebbe chiedere a regione a livello istituzionale se c'è un motivo valido. Intanto aspettiamo la somatostatina in passato. Che è già in corso <ride> e ci sono già dei volontari che al congresso hanno dato disponibilità. Il, per avere consenso il consenso del comitato etico. Allora, ipertrofia prostatica, che non raramente presiede il tumore. Posso fare una piccola dose di somatostatina, anche una puntura al mese a lento rilascio. Inibitori della prolattina, è importantissimo, perché la prostata è ricca di resettori della prolattina. Gli elementi base della prevenzione, soluzione dei retinoidi in vitamina E, melatonina, vitamina D3. Ecco, in queste condizioni io abbatto notevolmente il rischio di evoluzione tumorale, per cui riduco notevolmente che ci sia quel tipo di percorso, ho in cura diversi casi, proprio in questo senso, in queste condizioni, con questi presupposti di ipertrofia prostatica, e ne hanno un beneficio anche funzionale. Nel nostro organismo tutto quello che cresce di più, anche senza essere tumore, la somma d'ostadina viene ridimensionata. Quindi insomma è fondamentale. È fondamentale usare la logica e usare, abbinare la logica al dato scientifico superando le imposizioni, diktat di, di ordine istituzionale, cioè superando imposizioni di linee guida che non tengono conto di evidenze scientifiche. Dottore, siamo giunti alla fine della nostra sì. puntata. Io la ringrazio per i suoi preziosi consigli e ovviamente eh, l'averci spiegato come funzionano i tumori prostatici. Sì. Eh, diamo appuntamento ai nostri telespettatori nella prossima puntata dove tratteremo quale argomento. E, gli argomenti da trattare ce ne sarebbero parecchi. Il Stavo facendo una riflessione sulla necessità di recuperare la libertà del medico sia di ricerca scientifica che di pratica clinica. Perché oggi l'ostacolo maggiore nella cura del tumore non è di ordine scientifico ma politico. Restate con noi e grazie ancora per la vostra attenzione. Alla prossima puntata e buona salute.